Allora, dopo gara veramente spettacolare, Bagni con una vittoria, questa splendida prestazione, un esordio veramente da incorniciare. Simone Chinchio. Sono veramente contento per l'esordio casalingo, il primo esordio in Serie A, e sono contento per la squadra perché veramente ce lo meritavamo, una vittoria è stata sofferta fino alla fine, complimenti al Sesto che ci ha tenuto testa fino alla fine, però lo meritavamo noi in quanto gruppo, in quanto società, in quanto pubblico, veramente grazie a tutti e complimenti alla squadra, è un successo meritato. Ecco Chinchio, che cosa vi siete detti dentro lo spogliatoio durante l'intervallo? Era difficile riuscire a sbloccare la situazione nel primo tempo, avete insistito nel secondo ma siete riusciti a farlo anche in maniera molto spettacolare, egregia. Ci siamo detti che dovevamo dare qualcosa in più tutti, non dovevamo mollare perché comunque il primo tempo si è concluso 0-0, è stato un primo tempo molto difficile per noi, non riusciamo a entrare. L'importante è che siamo rimasti calmi fino alla fine, con l'esperienza, la personalità, siamo riusciti comunque poi a trovare il gol, a mantenere il vantaggio e a portare a casa la partita, che è di vitale importanza per noi, per il nostro morale. È stata molto bella anche perché la tua porta è rimasta inviolata, prima vittoria senza subire gol tra l'altro. Sì, sono contento e spero che quando vengo chiamato in causa riesco a tenere questo equilibrio. Comunque è ruolo nostro, dobbiamo cercare di far meglio, è normale. Benissimo, grazie a Simone Chinchio. Fabiano, mancava il gol, mancava quello che potesse portarvi verso la prima vittoria di questa stagione, una prestazione davvero da incorniciare, ma è stato difficile scardinare quella difesa. Difficile la partita, loro si sono messi bene. Abbiamo passato una settimana difficile, complicata per le due sconfitte, adesso siamo veramente felici, un gruppo di ragazzi fantastico e niente, penso che abbiamo meritato vincere questa partita. Fabiano, quanto è più difficile gestire due prestazioni belle ma senza ricevere punti o gestire una vittoria come questa? Secondo me il nostro capitano ha detto una cosa importante: non siamo così scarsi quando perdiamo e non siamo così forti quando vinciamo, dobbiamo mantenere i piedi per terra, sapere che siamo capaci di vincere e fare un buon campionato, e adesso secondo me ci aiuterà tanto questa vittoria. Luca Giampaolo, è arrivato il primo successo di questa stagione per la Rapido Latina, è arrivato il sorriso, forse un sorriso molto più sgargiante rispetto alle due prestazioni che non hanno portato gol, che non hanno portato punti. Sì, è chiaro che la vittoria fa bene a tutti, fa bene a me, ai ragazzi, alla società. Le vittorie fanno sempre bene in qualsiasi modo esse vengano. Però non era da buttare neanche la prima prestazione casalinga con la Luparense, anzi tutti quanti hanno visto che avevamo fatto un ottimo gioco. E la scorsa settimana tanti episodi un po' particolari che hanno condizionato, quindi fondamentalmente il nostro percorso va bene così, sta andando avanti, i miei ragazzi hanno oggi ritrovato il sorriso e questa è la cosa più importante. Ecco, mister, dicevamo con Fabiano, gestire una situazione di questa, dopo arriva una vittoria che è importante per voi e vi carica, ma hai gestito molto bene insieme ad un gruppo a questo punto straordinario anche il tuo apporto, gestire quelle due sconfitte. Ma sì, il lavoro dell'allenatore non è solo quello di fare lo schemetto sulla lavagnetta, il lavoro dell'allenatore è parlare con i ragazzi, è capire le situazioni e cercare di correggerli e di aiutarli. Il mio compito principale è quello di formare una squadra e quello di ottenere il massimo dai singoli elementi, quindi come ci si riesce, poi ognuno ha le proprie metodologie, ognuno di noi pensa che siano giuste. Era difficile stare due settimane con il sorriso dopo le sconfitte, ma ci siamo riusciti. Ecco, quest'oggi l'esordio di Chinchio non ha deluso la tua fiducia? No, non avevo dubbi, nel senso che noi quest'anno abbiamo puntato proprio in campagna acquisti su due portieri di grandissimo livello, Gilli lo ha dimostrato nelle prime settimane, Simone l'ha dimostrato oggi, io ho l'imbarazzo della scelta in porta e questo è solo un bene per tutti e due perché devono lavorare serio e io poi settimana dopo settimana posso permettermi di scegliere. Mister Coccu, allenatore quindi della città di... Coccu. Coccu. Arriva questa battuta d'arresto, però veramente da prendere con le molle questa formazione.
Innanzitutto faccio i complimenti a Latina, una grandissima squadra, vi auguro veramente tutto il bene in questo campionato. Hanno dimostrato di essere una squadra molto organizzata, molto compatta, hanno tantissimi cambi, un grande allenatore, vi auguro veramente il meglio. Avete fatto una grande partita, noi abbiamo fatto una buona partita, abbiamo avuto qualche disattenzione nelle palle native. Sapevamo che le palle native in questa partita avrebbero fatto la differenza e purtroppo è stata così, è il nostro svantaggio. Ecco mister, voi eravate venuti qui con buoni auspici, soprattutto perché la settimana scorsa per poco è mancata la vittoria contro una corazzata come quella dell'Assi, addirittura 3 volte in vantaggio e tutte e 3 volte siete stati recuperati. Sapevate comunque che Latina veniva da 2 sconfitte, quindi qualche cosa vi aspettavate? No, innanzitutto Latina lo conoscevamo già, lo conosciamo un po' dall'anno scorso, l'abbiamo vista anche in Coppa Italia in Sardegna, non ci ha sorpreso assolutamente, sapevamo la forza di questa squadra, hanno costruito un'ottima squadra, gran parte della squadra è la stessa dell'anno scorso, si sono rinforzati benissimo con Baccaro e con Fabiano, scusate, ma sono un po' stanco. Vi siete rinforzati benissimo, quindi con Lara lo stesso. E niente, sapevamo la vostra forza, quindi non ci ha sorpreso nulla, sapevamo che le palle native erano dure. Da dove potrebbe ripartire questo Città di Sesto? Ah, ripartiamo sicuramente da un ottimo primo tempo. Ripartiamo sicuramente da quello e poi dagli errori commessi si deve per forza ripartire per migliorarci, quindi sono abbastanza tranquillo, ho visto comunque una buona prova della mia squadra, dobbiamo migliorare, quindi cerchiamo di migliorare sotto alcuni aspetti, sappiamo che dobbiamo migliorare soprattutto sulle palle ferme, su quello dobbiamo crescere tantissimo.